Da oltre 5 secoli, il 1° di agosto, il borgo più alto dell'Appennino festeggia i due santi presenti nella monumentale chiesa di San Pellegrino e San Bianco. Una tradizione che lega fede e cultura e che prevede molte iniziative curate dall'amministrazione comunale di Castiglione Garfagnana. Il momento più atteso e caratteristico, oltre alla messa solenne, è il cambio della croce. La nuova, rigorosamente di legno, arriva portata in spalla dal versante emiliano e va a sostituire quella dell'anno precedente. Dopo la benedizione, i fedeli si portano a casa un pezzo della corteccia come segno di fede e richiesta di protezione dei santi Pellegrino e Bianco. Questi pellegrini che si sono mossi dal nord Europa per muoversi verso i luoghi santi, significa passando al volto santo di Lucca, poi verso Roma per venerare la tomba degli apostoli. Erano pellegrini, cioè gente che cercava Dio passando nei luoghi della fede e dove comunicavano, ricevevano fede dalle persone che incontravano e qui loro poi di ritorno da Roma sono vissuti e poi una volta morti la gente li ha venerati davvero come santi. È una festa molto sentita per tutto il territorio, soprattutto anche con il nostro comune confinante di Frassinoro, confine appunto tra le due province e anche proprio con questa occasione che ci siamo ritrovati qui per questa festa, per festeggiare i santi Pellegrino e Bianco, abbiamo preso anche un unico, diciamo così, accordo, un unico intento che è quello di cercare di mantenere in vita, diciamo, il paese e il centro di San Pellegrino.